Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa: l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari: luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze, e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messere, Monde e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? Franco Desagno, Chiusa Grande, colline pescaresi, la vediamo sorseggiare un buon bianco. Sì, sto degustando il Impetra Trebbiano. Noi facciamo due vini vinificati in vasca di pietra per un motivo molto semplice. Siamo a 12 km di contrada vasche di Pietranico, dove si trovano 7 vasche di epoca medievale che sono tutelate dai beni archeologici e culturali. A seguito di questa vicinanza, di questa curiosità che ci hanno trasmesso queste vasche, abbiamo fatto un progetto di ricerca anni fa, partito nel 2010 e concluso nel 2015, dove praticamente è venuto fuori che realizzando delle vasche con questa calcarenite, che sarebbe la pietra di Pietranico, sono venuti fuori dei vini assolutamente riconoscibili nelle degustazioni e con la caratteristica di avere una complessità straordinaria mai vista in un vino. E il Trebbiano DOC che sto bevendo, vinificato in vasca di pietra, ne è un esempio veramente molto molto brillante. È un vino dove si può riscontrare qualsiasi profumo, dal miele ai frutti tropicali, la pera. Quando facciamo la degustazione di questi vini facciamo un gioco al contrario, facciamo pensare a un sentore, ai degustatori, e facciamo notare che possono ritrovarlo nel vino, perché questa calcarenite veramente
oltre alle sue caratteristiche, ma soprattutto per il fatto che su questa pietra si insediano dei microorganismi, quindi sia flora che fauna, che poi aiutano e danno una direzione particolare alla fermentazione e alla vinificazione più come termine complessivo, per cui il risultato finale è una complessità veramente straordinaria. È praticamente, possiamo dire, la storia di Abruzzo questo vino? Dal nostro punto di vista questo vino è una splendida storia come storia abruzzese, ma in realtà si rifà alla storia millenaria del vino, perché nel nostro approccio vinosofico, cioè dove in ogni retroetichetta noi ti descriviamo il progetto emozionale del vino, e i vini nella pietra per noi sono i vini dell'autenticità e della nostalgia. Autenticità perché per me è il vero metodo per vinificare, per fare il vino, e della nostalgia perché questi vini hanno una complessità tale che uno ci può rivedere la storia millenaria del vino, quando ci aggiungevano il miele, quando lo facevano ossidare, ci puoi vedere veramente, chiaramente è un concetto romantico, perché essendo un idealista romantico non potrebbe essere diversamente, e quindi è una bellissima storia abruzzese che si riaggancia alla storia millenaria del vino. È proprio per nostalgici quasi del nostro passato. Per quanto riguarda Vinitaly, qual è il feedback che lei può dare? Il feedback che si può dare del Vinitaly, che è sempre più una fiera dove si incontrano persone appassionate, si incontrano soprattutto professionisti, quindi una fiera sempre più professionale, una fiera che non è più come una volta una fiera per fare business, commercio, ma è una fiera dove bisogna essere per farsi vedere, rivedere nel tempo e per far seguire anche l'evoluzione dei vini, perché magari molte persone negli anni passano proprio per verificare l'evoluzione, in questo caso dell'azienda, ma diciamo nel caso Colline Pescaresi e tutto il discorso del consorzio di tutela, per verificare un po' l'evolvere dei vini nella nostra meravigliosa regione Abruzzo. Quindi consigliamo il Vinitaly anche ai non intenditori? Consigliamo il Vinitaly agli appassionati del vino, indipendentemente dalla propria professione. Rocco Deusagno, la prendo subito così, mentre sta facendo il suo lavoro. Una scommessa vincente per la vostra cantina questo Vinitaly? Noi siamo clienti abituali ormai, quindi sì, è sempre una rassegna importante ed è un piacere parteciparvi ogni anno. Nel vostro caso poi è anche un grande lavoro di squadra. Certo, quest'anno siamo tornati con i colori del consorzio, quindi oltre al nostro team rientriamo a far parte anche del consorzio di tutela vini d'Abruzzo, che è sicuramente l'associazione più importante legata al mondo del vino abruzzese. Qual è la più grande soddisfazione del far parte di una, come dire, kermesse così ampia? Ma è vedere il padiglione dell'Abruzzo sempre più frequentato negli anni. Certo, non c'è un boom da un anno all'altro, ma vediamo un costante incremento delle partecipazioni e dell'interesse verso il mondo del vino abruzzese. Questo è quello che ci fa più piacere. Malgrado i cambiamenti, possiamo dire che il vino non passa mai di moda? Mai, non sia mai. Siamo nello stand Bottega con Stefano Bottega. Insomma, si presenta già bene questo incontro. Cosa ci presenta? Presentiamo diverse cose. Qui da noi parliamo di vino, di prosecco, ma parliamo anche ovviamente di grappa, che rappresenta la nostra tradizione e la nostra grande passione. In questo caso stiamo già pensando al prossimo Natale e insieme a un'azienda di panettoni locale che si chiama Zaghis abbiamo preparato questo panettone alla grappa riserva privata di Amarone. Quindi abbiamo
fatto diversi tentativi per arrivare alla ricetta definitiva, perché è importante che la grappa si senta e non si senta, e siamo veramente, abbiamo questo profumo straordinario, diciamo speziato, tipico di vaniglia, tabacco, legno, e poi il gusto di un panettone molto fresco. Accanto a questo presentiamo il nostro nuovo millesimato e poi la bottiglia che è celebrativa per i 150 anni, cioè nel 1874 i primi veneti emigrarono in Brasile, nella parte sud del Brasile, dove si portarono le barbatelle del prosecco e crearono, diciamo, una viticoltura che oggi è molto importante, e anche l'arte della distillazione, quindi questo gemellaggio tra Brasile e Italia all'insegna dell'internazionalità dei veneti viene racchiusa in questa bella bottiglia con le due bandiere. Ma qual è il segreto del successo, insomma, per far conoscere il proprio prodotto? Ma il segreto del successo è quello di, come diciamo, passione, tradizione, che è un po' la caratteristica della storia della nostra famiglia e che si deve, che si rinnova tutti gli anni, e questo è anche il desiderio di produrre vini distillati di qualità, perché il segreto per crescere è la qualità dei prodotti, la qualità delle relazioni, la qualità dell'immagine e anche del territorio, quindi cercare di creare una sinergia tra tutte le aziende del nostro territorio è molto importante. Come è possibile capire qual è l'esigenza del compratore? L'esigenza del compratore spesso nasce da un'intuizione, perché il compratore ha bisogno di prodotti che poi lui possa vendere con un reale valore aggiunto. Se lui sapesse di quali prodotti ha bisogno, sarebbe troppo facile. Quindi la nostra esperienza, la nostra, diciamo, grande propensione alla ricerca sono gli elementi che ci portano poi, attraverso un confronto con il mercato all'interno dell'azienda, a produrre cose nuove e realmente nuove, e questo diventa poi il segreto del successo. Una curiosità: cos'è che sta appassionando i frequentatori del Vinitaly per quanto riguarda Bottega? Bottega in generale appassiona proprio l'immagine dei prodotti, intanto che viene sempre curata in modo particolare, e poi anche lo spirito con il quale vengono sempre presentati, quindi un'immagine sempre conviviale e con grande attenzione, per esempio, anche alle nuove tendenze. Pensiamo ai prodotti a bassa gradazione alcolica, addirittura a 0 gradi, mi viene in mente il limoncino a 0 gradi, che dobbiamo pensare che il 50% della popolazione mondiale non beve alcol, e quindi nessuno pensa a loro. È importante pensarci, possono esserci per motivi religiosi, può essere motivi legati per esempio al fatto di carattere salutistico, e noi abbiamo creato questo limoncino estraendo a freddo dalle bucce del limone, come si fa normalmente con l'alcol attraverso l'infusione alcolica, ed è nato un prodotto molto molto interessante. Quindi da Bottega troviamo prodotti per tutti? Sì, troviamo prodotti per tutti quelli che vogliono bere con moderazione, bere prodotti di qualità, prodotti che in qualche modo possano condividere con i propri amici. La sotto da sopra da capo da vedere che il mondo ci balla, ci rete, con sette gnaffi che ci uppite, ma rete, cazzette, ci litte, fa sette macchine. Da vedere potenza, robot, talanga, marotta, sapone, rabone, sborzone, peppine, descente. La sotto, sapete, per dire, ma noi, ma abbiamo mosciato, me lulle, 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 un segno.
un codice di comunicazione che ci rende più consapevoli, come la scrittura, come i cartelli stradali. Il segno è la radice del disegno, un grande calderone di forme e combinazioni che portano al concetto di arte. Logaina si sofferma su una parte, sull'arte contemporanea. Cercherà di dare voce agli artisti abruzzesi viventi e alle loro riflessioni contemporanee, in modo da scoprire il nostro territorio anche da questo punto di vista. Vi siete mai sentiti spesati davanti a un'opera contemporanea? Avete mai avvertito quel senso di disagio, quella certa incredulità davanti a una pittura, un quadro, una scultura o qualsiasi essa sia? E vi siete chiesti perché tutti i sensi dell'arte classica siano capovolti? Ci manca una chiave di lettura o semplicemente abbiamo un'idea sbagliata? Beh, è proprio così, ci manca una chiave che ci avvicini a quei motivi così diversi e bizzarri dell'arte contemporanea e che ci renda più consapevoli. Calo Caina viaggerà attraverso un'opera contemporanea con un artista per volta, provando a tracciare nuovi pensieri sull'arte odierna, cioè contemporanea. In questo pianeta così elevato ci troviamo sempre più spesso a fare il conto con fenomeni come l'antibiotico resistenza, la deforestazione, l'inquinamento atmosferico. Cicli che dobbiamo invertire, anche con il cibo. Chiccheria Poltri è il progetto dell'artista Esther Crocetta sull'eccessivo consumo di carne animale, soprattutto di pollame. Dice la curatrice Maria Letizia Paiato di lei: i suoi lavori superano per certi versi il tradizionale rapporto fra l'arte e la natura e, senza rinunciare al dato estetico, introducono lo spettatore a un più meditato cambio di paradigma. Si vede il recente progetto Chicchiria Poltri sul tema del cibo animale, dove l'artista, attraverso l'uso di una maschera, impersona e si medesima nel ruolo degli animali destinati al consumo. Quest'opera, dal titolo La natura delle cose, la semina, è un'installazione scultorea. La maschera e gli oggetti sono posti su un pannello di similpelle nero privo di perforazioni. La maschera e gli oggetti possono essere facilmente spostati. La maschera rappresenta il simbolo teatrale della trasformazione dell'io, che si immedesima in qualcos'altro. L'azione su cui si incentra l'opera è quella della semina. Gli oggetti sono posti sul pannello in alto e sulle sue pieghe. In alto possiamo notare due baccelli in resina epossidica dipinti e posti ai lati della maschera. In basso una scultura bianca che rappresenta un germoglio che viene sostenuta da un fermaglio in acciaio. In essa sono incastonati gli semi autentici della pianta Gledizia triacanthos. La Gledizia triacanthos è una pianta modesta e resistente che cresce molto in fretta anche nei nostri luoghi. Si tratta di una pianta che in passato era utilizzata come foraggio per gli animali e addirittura come cibo per gli indiani d'America. I baccelli sono pieni di semi e in autunno inoltrato, quando vengono agitati dal vento, producono un suono magnetico e ipnotico per l'artista. Di quest'opera si parla nella pubblicazione internazionale edita da Altiba 9 Contemporary Art, che ne dedica ampio spazio nel libro Interview, edizione limitata di febbraio 2023. Salve, sono Esther Crocetta e sono un'artista abruzzese. Il mio percorso inizia a Pescara nel 1996 con la prima collettiva, con una piccola prima collettiva, e poi diciamo si amplia per tappe un po' più internazionali come Pechino, Berlino, Barcellona e San Francisco. L'opera che voglio mostrarvi oggi si intitola La natura delle cose, la semina, ed è un'opera che invita ad un'azione, e l'azione è quella di immedesimarsi in qualcos'altro, in qualcun altro, in un animale, una pianta.
Quest'opera fa parte del progetto Chichiria Poltri, che è un progetto che riflette sulla necessaria simbiosi di natura in questo momento di transizione ambientale. Questo libro, Energia Bianca, è la sua monografia. Esther Crocetta in questo libro si racconta e ripercorre i suoi stati d'animo attorno a una storia senza filtri, incalzando un colloquio con il giornalista Giuseppe Rendine. In questa e nelle prossime puntate andremo a evidenziare le differenze tra arte moderna e arte contemporanea. Possiamo dire che l'Ottocento fu un secolo di grande cambiamento per la società. Il motore a scoppio, le rotaie, la rivoluzione industriale, le nuove ideologie politiche, la fotografia e il cinema mutarono radicalmente l'individuo. Così, dalla seconda metà dell'Ottocento fino almeno alla Grande Depressione americana, nascono artisti e movimenti che tenderanno a sfaldare l'arte dalle fondamenta. Un'arte che si romperà nel profondo, ma che comunque rimarrà ancorata a una rappresentazione della realtà. Le guerre mondiali bombarderanno l'arte sia in senso vero che in senso metaforico. La rappresentazione della realtà, scultorea o pittorica che sia, da tempo bersaglio di artisti definitisi moderni, diventa ora mostruosa e inaccettabile, come la guerra da poco terminata. E la parola stessa, arte moderna, diventa inutilizzabile. C'è bisogno di una nuova realtà. E cosa c'è di meglio nel crearne una nuova su misura, visto che la vecchia è stata schiacciata sotto le macerie? Ed è così che nascono i primi concetti spaziali che porteranno all'avvento di una nuova arte, quella che consideriamo arte contemporanea. Quest'arte rompe definitivamente col passato e cerca nuove forme espressive, nuovi ambienti e nuovi materiali. L'artista diventa l'opera, i pensieri diventano arte. Tutto può e può essere arte. Gli artisti di oggi non fumano più le sigarette di un tempo. Svapano. Dopo il successo del Vinitaly, Poderi Costantini si avvicina a Cantine Aperte. Sì, quest'anno per la prima volta la nostra azienda aprirà le porte per il Cantine Aperte il 25-26 maggio prossimo. Le bottiglie, tutto. Noi abbiamo tutta la filiera, partiamo dai terreni fino ad arrivare un attimino alla bottiglia. Pertanto saremo qui a farvi compagnia. Sarà una, speriamo che sia una, due belle giornate di sole. Vi faremo percorrere, il programma è questo, che vi faremo percorrere dei sentieri all'interno dei nostri vigneti. Vi allieteremo con della musica sia il sabato che la domenica. Ci sarà una degustazione di quattro vini durante le due giornate. Per chi volesse approfondire ulteriormente il tutto, potrà immergersi nelle nostre bottiglie, dove su prenotazione può prenotare una degustazione di altre tipologie di vini con abbinamento cibo-vino, dove ci sarà dei sommelier che spiegheranno, diciamo, tutte le varie degustazioni. Speriamo, ripeto, di potervi vedere numerosi, anche perché qui siamo in una bellissima zona di Città Sant'Angelo. Da un lato abbiamo la Bella Addormentata, dall'altra abbiamo la Maiella, sui quattro punti cardinali. Da un altro lato abbiamo il mare e dall'altro abbiamo la nostra bellissima Città Sant'Angelo, uno dei borghi più belli d'Italia. Qui ci troviamo sul nostro appezzamento di pecorino, da qui nascono le nostre bottiglie del pecorino superiore, e qui possiamo vedere, sono i primi grappoli. Quasi sono emozionato a vedere questi primi grappoli. Per noi sarà il nostro
la prossima nostra vendemmia. E questo pecorino a noi ci dà grandissime soddisfazioni, ogni anno spesso riceviamo dei premi. E questo è un pecorino che abbiamo installato circa una ventina di anni fa, è un impianto molto ben fatto. Adesso stiamo impiantando qui a fianco altri 2 ettari di questo pecorino. Abbiamo voluto abbiamo selezionato le barbatelle ripartendo proprio giusto da questo vitigno, e le stiamo proprio in questi giorni le stiamo piantando. Mi raccomando, degustate i nostri vini. Bravi a essere responsabili e bere con responsabilità. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze. E soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come Holter Prestorio e Cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci. La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa: l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari: luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio.